Papà, state in silenzio, sennò mi si sente. Ciao a tutti ragazzi, come state? Spero tutto bene. Come vedete qua davanti ho un pacco molto importante che nello scorso video vi ho spoilerato. Oggi andremo ad aprirlo e prima di aprirlo vorrei ringraziare i ragazzi di Racetech che hanno voluto collaborare con me per la nostra E36. Quindi ora andremo a aprire il pacco, vi mostreremo l'assetto in tutte le sue forme, spiegheremo anche che ci sono vari assetti tra i modelli e ve lo faremo vedere. Apriamo. Ci hanno messo dentro un po' di gadget, un po' di adesivi. Finalmente magari facciamo un contest e li regaliamo a uno di voi. Li mettiamo qua, gli adesivi che andremo a attaccare sulla macchina. Andremo a tirar fuori un pacco più grande che secondo me sarà l'ammortizzatore principale. Che spettacolo! Guardate. Questo è un assetto MTS Technic, versione sport. Ci sono varie versioni, c'è Comfort, Street e Racing. Quindi questo è Racing, Sport, chiamate come volete. Hanno sul loro sito, che vi lascio in descrizione, tutti gli assetti che volete. Quindi questo è per BMW, c'è per Golf, Nissan, di tutto e di più. Basta che gli scrivete, loro ve lo riforniscono. Questo è l'assetto, che è davvero incredibile. C'ha l'helper, l'helperino io lo chiamo. E qua andremo a mettere una chicca che mi hanno fornito, che questa so che è qua dentro, che andremo a vedere. Questo lo appoggiamo qui, andremo ad aprire, io aprirei questo pacchettino un po' più piccolo, che secondo me ci sarà l'ammortizzatore posteriore esattamente. Andiamo a vedere. Guarda che bello. Giallo Racing, bello bello bello. Se lo vede l'Adriano mi dice che lo vuole anche lui. Adriano, vuoi anche te? Compralo, non puoi. A me me l'ha andata, compralo. Qua dentro cosa c'è? C'è il suo bulloncino, lo teniamo qua. Sempre sul sito della Racetech potete trovare body kit, pompe benzina, minchia, interni, cinture, hanno di tutto sia nel reparto street che nel reparto racing. Andiamo ad aprire questo pacco, che questo è quello più importante di tutti, il più bello a parer mio. Neanche sulla la Nissan da corsa ce l'ho queste piastre qua. Queste qua sono le piastre camber. Qua si può regolare sia il camber sia il caster, perché come vedete qua c'hanno vari fori, come c'è scritto nelle istruzioni si può cambiare il caster di più 30, quindi incredibile. Noi andremo a fare solo una campanatura, poi vedremo. Quindi queste le rimettiamo qua, che sono fantastiche, davvero belle. Non comprendono nel kit. Quando voi comprate l'assetto vi danno solo l'ammortizzatore anteriore, posteriore e le ghiere per regolare dietro gli ammortizzatori. Queste sono a parte, però potete usare le vostre piastre originali, perché lo forniscono con questo, potete mettere le vostre piastre, quindi andate senza pensieri, senza problemi. Ma io, se fossi in voi, comprerei queste qua. Quindi queste lo spostiamo qui. Qua abbiamo le molle posteriori. Per chi è appassionato o ha una 36 può vedere a primo impatto che sono diverse. Ora non ce l'ho qua, però forse abbiamo una molla posteriore della 36. Sì, me la vai a prendere, così vi faccio vedere la differenza. Ecco, Adriano ci ha portato la molla posteriore. Questa è originale, non fateci caso quanto è lunga, ma è originale. Guardate questa, è completamente diversa, più fine. E a differenza di questa, come possiamo trovare nell'ammortizzatore davanti all'helper. Io sinceramente non ho mai avuto un assetto per E36 con questa configurazione, quindi sarà per me la prima volta andare a montare e regolarlo, ma secondo me è fantastico, perché questo assetto MTS collabora con ABAC, praticamente le miglior molle, che sia per auto e penso per moto, che ci siano in commercio. Quindi questa è la molla originale e questa è la molla che vi fornisce MTS, quindi queste le mettiamo qua. Ovviamente c'è la seconda, perché poi vabbè, troviamo sempre la chiave per sghierare o ghierare, come volete. Ci abbiamo ancora due scatoline per finire l'unboxing. Andiamo a aprire questa, dai. Oh, va che spettacolo. Qua dentro possiamo trovare, sempre i ragazzi di Racetech mi hanno dato sia le piastre anteriori che ho messo dove qua, sia le piastre anteriori sia le piastre posteriori, perché non sono, come detto, non sono fornite nel kit originale tra virgolette. Potete sempre usare le vostre originali, ma i ragazzi di Racetech hanno voluto omaggiarmi sia di quelle anteriori sia di quelle posteriori. Hanno, penso, la gommina in poliuretano. Hanno la molla più dura, dai, hanno il gommino un po' più resistente. Come vedete mi hanno fornito quella posteriore con dei gommini, non so pronunciarlo bene, continuo a sbagliare, la terza volta che lo rifacciamo. Con dei gommini più resistenti, che tolgono tra virgolette il gioco, quindi è un po' più rigido. Andremo a montare anche queste sul posteriore. Ovviamente c'è destro e sinistro, e mancava per le molle posteriori il regolatore nell'altezza. Quindi questo lo prenderemo, andremo a mettere qui e regoliamo quanto alta o bassa fare la macchina.
ovviamente c'è sempre il destro e il sinistro, quindi lo andremo a mettere qui. Appoggiamo, questa scatoletta è vuota, c'è rimasta questa scatoletta qua. Che cos'è? Ah, ok, questi qua sono i tamponi per gli ammortizzatori posteriori. Questi qua vanno, ovviamente non si possono mettere perché è legato, vanno messi dentro qui. E penso che qua dentro non c'è più niente. Ovviamente c'è l'ammortizzatore sinistro-destro e l'altro ammortizzatore. Oddio, se pesa. Spettacolare. Io, guardate, sono veramente contento della fornitura che mi hanno fatto i ragazzi di Race Tech. Non vedo l'ora di montarlo sulla nostra E36. Quindi rimanete connessi che il prima possibile andiamo a montarlo e lo proviamo in strada. E lo andiamo a provare in pista. Adriano, in pista andiamo? Mi porti? Mi ci porti in pista? Andremo a fare un test sia in strada che in pista e vediamo come si comportano. Quindi, come ho già detto, vi lascio il link dei ragazzi di Race Tech. Andate a comprare questi assetti. Non comprate quelli cinesi Max Speeding che spacca tutto, anch'io ce l'ho, adesso non vedo l'ora di toglierlo. Andate sul sito, hanno tutto, hanno questi assetti sia per M3, 325, 328, Z3, Compact, Berlina, che sono uguali, vabbè, hanno tutto. Quindi vi lascio il link, andate a cliccare, seguiteli su Instagram e ci vediamo nel prossimo video che lo andiamo a montare sulla nostra E36. Grazie mille ragazzi, ci vediamo alla prossima, ciao.